Avevamo lasciato i rossoneri dominatori della scena e con lo scudetto vinto a ritmo di record. Li abbiamo ritrovati col puzzle degli stranieri, con un Baresi acciaccato che ha problemi anche per la nazionale e con la necessità di sveltire la manovra e di abituarsi al caldo, come ha spiegato Capello. Zeman, allenatore del Foggia, ogni anno mette insieme quelli che passa il convento. Così rinuncia a Baiano, Signori, Scialimov ed altri, ma riesce a fare ugualmente una squadra in grado di creare inizialmente difficoltà per il Nino. Pressing e raddoppio di marcature sono il pane quotidiano dei pugliesi e se i campioni sfiorano il gol due o tre volte con Lentini, Van Basten e Papin è perché il loro tasso tecnico è più consistente, anche se le idee talvolta sono confuse. Che paura quando Seno se ne va così infilando la sbilanciata difesa rossonera e colpendo il palo. Tutti i gioielli comprati all'estero sono in cassaforte, ma fra le riserve, salvo Nava, nella circostanza non c'è chi possa tappare eventuali buchi d'organico in retroguardia. Arsenio Papin, braccato dai poliziotti del Foggia, è in palese difficoltà. Se il francese continua così, va a finire che il posto lo rubano a lui. Qualcuno invoca Gulli. Con Donadoni al posto di un Albertini un po' deboluccio, nella ripresa entra Massaro, l'uomo della provvidenza. Così Lentini va a sinistra e Massaro, dopo aver cercato il gol con un tocco di fino, ha l'opportunità di indurre in errore Grandini che regala al Milan una vittoria preziosa. Anche l'anno scorso la squadra di Capello cominciò male e poi vinse alla grande. Per qualcuno il particolare è di buon auspicio. Nel finale, quando grazie alla spinta dei riservisti campioni avrebbero potuto far polpette del Foggia, abbiamo fatto un po' di conti, riassumendo in tre interrogativi l'attuale situazione del Milan. Primo, siamo sicuri che nell'economia del gioco serva più Papin invece di Massaro e Gullit? Secondo, è dovuta solo alla prova del Foggia la confusione che talvolta ha offuscato le idee del centrocampo milanista? Terzo, è possibile che se si fanno male due difensori Capello debba soffrire con gli uomini contati? In fin dei conti comunque il Milan parte già in vantaggio sui potenziali sfidanti e l'analisi del sindaco Daniele Massaro inquadra bene la situazione. Secondo me la difesa è a posto, il centrocampo ha qualche problema quando non riesce a fare il pressing e non abbiamo... Non abbiamo più il gioco in profondità che avevamo l'anno scorso.